Collaborazione con i gruppi, l'Associazione Lo Specchio dell'Anima, l'Associazione Sulle Ali dell'Infinito, il Gruppo Paolo di Tarso di Salerno ed il Gruppo Mondi Spirituali. Vi augurano una buona visione della live e buon divertimento. Stay tuned! Eccoci qua, Cesare, in bella presenza, ci siamo tutti e due. <ride> Buonasera a tutti, ben arrivati, Buonasera. ben arrivati, ben connessi. Questa sera abbiamo anche eh, una novità in più. Abbiamo un gruppo nuovo che ci sta seguendo che si chiama Mondi Spirituali. Quindi eh, ricordo a tutti la collaborazione di questi gruppi che viene in maniera esemplare perché è una collaborazione, tutti lavorano in un unico senso, proprio come il titolo di questa diretta di questa sera. Quindi eh, abbiamo i Mondi Spirituali, il gruppo Paolo Di Tarso, l'Associazione Soliare dell'Infinito e ovviamente il capo, l'Associazione dello Specchio dell'Anima, che ci permette queste meravigliose dirette di condivisione con tutti voi che ci seguite da casa. E... Abbiamo una bella tematica questo mese come vi ho già accennato. Ehm, per me è molto importante questa tematica perché può aiutare molte persone. Con l'esperienza di tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento eh, possono trarne beneficio. Questa sera abbiamo anche un grande ospite, eh, Cesare Zanoni, medium sensitivo che opera principalmente con l'agenzia. La stavo per dire con l'agenzia, ma oh, è diventato un'agenzia. So, James Bond, chiamami <ride> <Okay>. Bond. <ride> lavora con lo specchio dell'anima e quindi sarà per me un onore intervistarlo perché eh, vedremo un po' eh, la, uh, uh, la congiunzione tra medianità e psicologia, che è una congiunzione che spesso fa un po' riflettere perché potrebbe forse funzionare questo anello potrebbe funzionare questo connubio e sono domande molto importanti, vi ricordo gli appuntamenti anche di domani sera prima che mi scappiate via, domani sera ci sarà una diretta con Lisa Morello che parlerà sempre trasmessa su tutti i gruppi. D'oggi in poi le dirette verranno, verranno trasmesse su tutti e tre i gruppi e il giorno dopo caricati sul canale YouTube. Quindi eh, potete assistervi. Eh, domani sera sì abbiamo una diretta bellissima eh, di Lisa Morella che parlerà un po' del percorso degli animali, il loro percorso terreno accanto a noi. Quindi una diretta un po' particolare, dove sarà anche un onore per me punzecchiare e intervistare con domande provocatorie per vedere un po' le risposte, come le farò anche a te poi Cesare sicuramente. Allora Cesare, il titolo di questa diretta è quando il dolore e la consolazione convergono in un'unica direzione. Okay? Quindi io vorrei chiederti Cesare, innanzitutto per il gruppo che non ti conosce una piccola presentazione, perché è sempre bello, perché magari c'è un gruppo nuovo che sta seguendo, non ti conosce, ma chi è Cesare? Perché magari è un gruppo che non ha a che fare con convegni, formato da persone che non hanno mai partecipato, non ti conoscono. E sentiamo grande Cesa che è già una persona sorridente, da come potete vedere. Allora, eh, beh, buonasera, adesso a parte faccio la persona seria. Eh, buonasera, io vi ringrazio di essere, essere qui stasera uh, ad assistere a questa diretta, alla mia voce cantileneante da piemontese. Io 50, ho passato i 50 anni da un po' di tempo, è stata un'esperienza non indifferente, nel senso che ho patito abbastanza il il traguardo, il giro di boa verso i 50 anni, ne ho 53, abito in provincia di Cuneo e da qualche anno, da un po' di anni Gina, eh, Luca e l'associazione Lo specchio dell'anima mi sopportano, eh, nel senso che mi portano un pochino con loro a questi convegni, come si porta, ecco S la <ride> Io aggiungo Anch'io mi aggiungo al carrello. Perché... <ride> no, io faccio, sono adesso parte degli scherzi, sono un medium per quello, che, per quello che posso fare, per quello che riesco a fare. Eh, cerco di portare un messaggio eh, dall'aldilà alle persone che vengono da me per, per fare un contatto, per fare una canalizzazione. Eh, la cosa importante è testimoniare che eh, la vita continua oltre la morte: che, non è, mh, che è soltanto un, un passare al di là di una porta, un passare al di là di un, uh, di un portale, chiamiamolo come vogliamo, uh, andare da un'altra parte, ma in realtà essere, essere uh, costantemente uniti e costantemente legati. Eh, Insomma, questo è, è, è... è il punto di inizio questo, che hai trasmesso, credo che le persone che ci stanno seguendo da casa, chi vedrà la diretta oggi, chi la vedrà domani perché eh, non sempre sono connessi tutti in, in diretta live, però credo che sia un, uno spunto molto importante su questo tutti insieme posso farti la prima domanda? ma ti prego <ride> allora Cesare, <ride> allora, io ti, ti faccio una domanda, adesso tu con la consapevolezza di cui siamo tutti medium, nasciamo tutti medium, mettiamola per un attimo in disparte, per un angoletto. Diciamo che medium si diventa con il tempo e vorrei capire una definizione, vorrei tu dacci una definizione del dolore. Adesso tu sei medium, quindi puoi dare una definizione diversa del dolore. Se uno non è medium, ha una definizione diversa, differente del dolore. Potresti spiegarci con le parole tue come la pensavi prima e come la pensavi adesso sulla, sul dolore e il perché il dolore? Allora, eh, il dolore non è, un, non è qualcosa di semplice, non è neanche quelco, ovviamente, non è qualcosa di piacevole. Il dolore è una sofferenza. Ci, si può, si può declinare, ehm, declinare il significato del dolore in un sacco di, eh, di modalità se io mi, faccio, mi taglio una mano o un determinato tipo di dolore, se eh, perdo il lavoro o un determinato tipo di dolore, se muore una, pers una persona a me cara o un animale eh, a me caro o un altro tipo di dolore. Um, inizialmente subito, eh, allora per me eh, il dolore è un... Um, Sicuramente eh, ti dico da, da persona normale quale sono, nel senso non, non parliamo del Cesare medium, parlai, parliamo del Cesare persona comune, il dolore è qualcosa che va affrontato e che deve essere eh, e che deve risolversi nel miglior e nel modo più veloce possibile. Eh, non per niente. Se ho un dolore fisico mi una se ho mal di testa mi prendo un aspirina, se ho mal di schiena vado a farmi fare un trattamento schiazzo, vado a farmi fare un trattamento reiki, eh, però, la cosa importante è che il dolore passi. Eh, dal punto di vista, diciamo così, medianico, più forse eh, legato all'evoluzione personale, eh, il dolore è qualcosa che Deve essere attraversato. Immaginiamo veramente di trovare sulla nostra strada che è la nostra vita, sul, sul sentiero che stiamo camminando, eh, di trovare dell'acqua, un fiume che, eh, che lo taglia. No, noi il, quel fiume lì è il dolore, noi lo, lo dobbiamo attraversare, eh, attraversare pienamente. Eh, e passare dall'altra parte continuando a camminare facendo la strada che stiamo, ehm, che, che stiamo facendo che abbiamo scelto o che il Dio, il destino chiamiamola come vogliamo le nostre guide hanno, hanno scelto per noi eh, a volte il dolore è veramente un cadere nell'acqua senza accorgersene altre volte invece lentamente ehm ci finiamo dentro, no? ci accorgiamo che il terreno è un, pochino più ba un po' un pochino bagnato, poi inizia a diventare fangoso, poi eh, ci bagniamo i piedi, un po' paludoso, poi vediamo davanti a noi un fiume largo, magari chilometri, eh, come può essere il nilo, per dirti: o... e sappiamo che quello eh, di lì non possiamo scappare, nel senso che si tratta di, di attraversarlo. Uh, o di farci travolgere e, e, e farci trasportare via dalla corrente. Ecco, uh, questo è, è dato un'informazione molto importante. Scusami se ti ho interrotto. Penso che sia eh, naturale fare anche questa distinzione dopo con l'esperienza. No? Anche un bambino, di, penso anche, no? maturiamo anche psico psicologicamente, spiritualmente, anche in un'evoluzione come esseri umani, un bambino di 5 anni ti darà una definizione diversa del dolore che un bambino ah, si una persona 30 quindi eh, credo che questo avvenga anche nel mondo spirituale aggiungo tra l'altro perché questa è una domanda di Stefa Steffi Danielito che la medianità non è un dono che nessuno riceve nulla, tutti ce l'hanno quindi questa è una cosa molto importante e ci tengo a sottolinearla perché si sta Focalizzando la conversazione su Facebook su una tematica che non c'entra niente con, con di quello di cui stiamo parlando adesso. Quindi eh sì. rimaniamo, rimaniamo connessi su quello che stiamo discutendo e non su altre tematiche che non servono a niente e sono conversazioni sterili. Quindi è eh, un piccolo richiamo che faccio al gruppo di Facebook. Eh, che tiriamo le orecchie. Ti tiriamo senti? le orecchie. Ecco sì, perché magari in un'altra diretta con questa tematica sicuramente questa domanda è ben accetta, è ben voluta e ben discussa, però su questa tematica la rimaniamo connessi. Ecco, questo ci è il più importante. Poi sì, c'è la sì. domanda, ti ho chiesto che cos'è il dolore, ma io vorrei sapere anche adesso da medium che non hai ricevuto nessun dono, sottolineo, ok? No, dico... perché, perché veramente se, se qualcuno mi avesse dato il dono di essere un medium, io garantisco... Che, che lo, lo starai sperperando nel senso che non sono in grado la, la capacità di essere medium. Veramente, come dici tu, è una, è una cosa che abbiamo tutti: è una cosa che abbiamo tutti come tutti siamo capaci di suonare, come tutti siamo capaci di cantare oppure di ballare. C'è chi è più capace, chi è meno capace, chi è portato, chi deve, fa, chi deve studiare. Ma comunque, siamo tutti capaci di far quello. No, oh. Quindi, insomma, togliamo questa cosa dell'essere, dell'avere un dono, perché poi è facile mercificarlo, è facile eh, impreziosirsi e eh, 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 non deve essere questo, non deve essere questo assolutamente. Ma questo anche comunque, poi gli ultimi dieci minuti magari per la diretta, se ci avanza un po' di tempo, una chiacchierata ce la facciamo di te. In mezzo al pubblico per non lasciarli con la bocca asciutta e amareggiati, indispettiti, magari, okay? Perché noi siamo sempre, sempre disponibili a dare una risposta a tutti chiara, e questa è nostro, la nostra versione. Poi ognuno è libero, è libero di fare quello che vuole, insomma, crederci oppure no. Ti faccio una domanda adesso, molto importante: stiamo parlando del dolore. C'è una. Um... Il dolore fisico si sopporta, e quello del cuore che si distrugge. In effetti, hanno ragione. Ti chiedo un'altra domanda allora. Che cos'è invece la consolazione dal punto di vista medianico? Allora, la consolazione, eh, la consolazione è eh, portare sollievo, togliere e togliere dolore. Eh, dal punto di vista medianico, si parla forse. Di una consolazione, di un dolore che, come dice quell'utente Facebook eh, di cui ho letto il commento, è un, è un dolore forte perché ehm, ci impegna la coscienza. Quando noi perdiamo una persona cara, quando una persona cara viene a mancare, noi ne sentiamo, la, ne, ne sentiamo il vuoto, ne sentiamo la, la mancanza. In tutti i momenti della nostra vita e questo è forse il dolore. Il dolore psicologico è un, um, un dolore diverso, ma che permea di più il, la coscienza, il, la realtà della persona. Eh, dal punto di vista medianico, eh, la consolazione intanto è il non lasciare da solo una persona perché. Cioè chi viene, chi viene uh, a fare un contatto è una persona nel dolore e si tratta di una persona nel dolore. Cioè, no, non, non parliamo di, di gruppi o dimostrazioni spirituali, ma parliamo di una persona che è nel dolore. Chi è nel dolore è, è il singolo. La consolazione invece viene data da altre persone, da altre entità. Quindi si tratta veramente da un punto di vista medianico ma anche da un punto di vista spirituale e eh, secondo me anche fisiologico, il fatto si tratta di, di parlare di un allargarsi, di un uscire dai propri confini e di andare verso l'altro. Si porta consolazione. Chi porta consolazione è sempre una persona terza rispetto a chi soffre, perché non ci si autoconsola. No? Cioè il, il consolarsi è dato è portato da un'altra persona o da più persone. In questo caso si tratta di, eh, nel caso medianico, si tratta di portare, eh, per quanto possibile, la eh, consapevolezza, la certezza che la vita continua oltre la morte. Eh, che si tratta soltanto di un evento eh, che per noi dura tantissimo. Perché ehm, dal momento in cui la persona, il nostro caro viene a mancare eh, fino a quando noi moriremo ne sentiremo ancora, ne sentiremo sempre la mancanza. Però, la consolazione del che porta al medium è quella di. Ehm, di Uh, dare per quanto possibile una certezza che uh, la vita continua oltre la morte, che quindi non è un addio per sempre, ma veramente una parola strausata è soltanto, una è soltanto una è un arrivederci, uh, è un veramente andare oltre il, il contatto medianico. Serve, la canalizzazione medianica serve alla persona che in quel momento lì non riesce, non riesce più ad andare avanti, perché è nel dolore, magari è in questo fiume, eh, è in questo fiume eh, che magari è una corrente che la sta trascinando via e il dolore la sta trascinando via. E quella è soltanto una mano per, per aiutarla ad andare dall'altra riva e continuare il cammino di consapevolezza che quella persona deve fare perché bisogna ricordarsi sempre che noi siamo sulla Terra, siamo qui per fare un determinato di, tipo di esperienza, che è importantissimo, perché 80, non parliamo di reincarnazione, ma 80 anni, 20 anni, 5 anni o 120 anni di, di vita sulla Terra sono importantissimi rispetto all'infinità, all'eternità che ha l'anima. Mi piace come risposta che hai dato, è molto interessante. Secondo te, un medium durante un contatto deve essere un po' psicologo? Ma ehm, sì, lì insomma, eh, qui bisognerebbe aprire una grande parentesi. Eh. Io inizio a parlare, poi dopo, se, se scappo un pochino dal seminato, Luca, fermami per favore. No. Ehm, però eh, intanto. Eh, su questo si gioca molto la sensibilità della persona, eh, perché il medium deve essere capace di percepire, ehm, percepire diciamo il livello di sofferenza della persona e aiutarla ad andare avanti. Essere psicologo non significa di essere di indovinare o di aiutare, insomma, dare non so come dire, un contentino, una pillolina per dire ma sì, dai, stai tranquillo che tuo padre è sempre lì con te, cosa, cioè, lo sappiamo tutti, no? Ma ehm, si tratta di eh, saper accogliere e accompagnare la persona, forse non tanto essere psicologo quanto piuttosto essere empatico e capire, riuscire a capire qual è eh, la sofferenza, stare con la sofferenza di quella persona. Ehm, che è un, pochino, è un pochino diverso. Ecco, capire poi... la sofferenza. Ecco, questo, ecco, questo, questo, forse, è un dono. Se vogliamo parlare, è un dono capire la sofferenza degli altri. C'è, cioè, per esempio, nel buddismo che chi comprende la sofferenza viene chiamato capire, le, 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 sapere ascoltare le persone, viene chiamato bodhisattva addirittura, che è colui che sa capire gli altri, le altre persone. In effetti, un medium è, non è facile perché tutti dicono. È un dono, è un dono, è un dono, in realtà, la mia è anche entrare nel dolore delle persone. Ecco in quel dolore devi cercare di tirare una mano a dare una mano a questa persona che sta affogando e ti tira una mano per dire: tirami su, aiutami per carità. E noi dobbiamo essere. Un po' consapevoli di questo dolore che non è facile. Anche io, per esempio, in tanti anni ho avuto una signora una volta ad un convegno che mi ha portato la foto del figlio in casa da morto, fatta vedere, cioè, nel senso, non è bello questo che vedi, quindi non è tuttoro quello che si vede dietro no, la nuvola, c'è tanta no, tristezza, no. c'è tanto dolore. E bisogna essere pronti per ricevere questo dolore, questa tristezza. Non è il mercatino eh, che devi fare, ma è una responsabilità molto grande. Io ti chiedo, infatti, quando viene una persona da te ci possono essere delle dinamiche che fanno un po' riflettere su quello che sta accadendo, su quello che è accaduto, riguardo parlando del lutto praticamente. Secondo te, quando uno psicologo può aiutare e quando un medium può aiutare? Ma allora, eh, io adesso non voglio in nessun modo, ehm, in, io, cioè, io non ho nulla nel modo più assoluto contro, contro gli psicologi. Eh, lo psicologo eh, può, è d'aiuto sicuramente quando il lutto diventa, è un lutto importante, è un lutto eh, complicato, è un lutto patologico, un lutto che non passa. Uh, non è detto che sia un lutto forte come i, non so, i genitori che perdono un figlio, ma veramente si tratta di un, di un dolore, per un, di una sofferenza per una perdita che non passa. La cosa importante che avremo, abbiamo passato tutti... Um, quando, ci, quando abbiamo subito, eh, abbiamo assistito alla perdita, alla morte di una persona cara, ma ripeto, anche di un animale. Eh, perché io ho perso, ho perso degli animali a cui ero affezionatissimo, e per me è come se fossero morti dei fratelli, eh, nel mo cioè, non soltanto per me, ma anche per altri. Però, eh, lo psicologo serve per riuscire a dare una. Uh, non so, a contenere una sofferenza. Mentre invece il ruolo del medium è diverso. Il ruolo del medium è quello di, uh, di dire che, cioè di dare la prova che quella sofferenza lì non è una sofferenza fine a se stessa per una, um, per una perdita infinita, per una perdita definitiva. Quanto ehm, si tratta di un dolore per una perdita, ma in realtà bisogna andare oltre, bisogna capire che la vita continua. E il medium serve per dare queste prove. No? Perché durante il contatto medianico, come tu ben sai, perché Luca comunque è un bravissimo medium, ehm, non soltanto a fare metafonia, eh, ma è un bravissimo medium, e. Ehm, non si tratta soltanto di eh, così gingillarsi o trastullarsi, ma quanto di dare delle, delle prove certe che la persona che stiamo contattando è quel caro che loro pensano di aver perso. Quel caro che è morto, che non è più incarnato, ma che eh, continua a vivere, che continua a essere vicino a loro perché il medium riceve delle prove che trasmette a sua volta al, alla persona che viene, che viene a fare il contatto e che servono per dimostrare che la vita continua oltre la morte, perché il medium non conosce, ehm, non, conosce non conoscerebbe diversamente quei particolari, no? le evidenze e, che vengono diciamo date. E che anche, che anche quell'evidenza che non è obbligatoria, tra l'altro, perché bisogna anche vedere anche se, se lo spirito vuole dare quell'evidenza. Ah, sicuramente. Perché a volte non puoi anche darle, perché magari può succedere questo, però quell'evidenza serve a dare più che altro alla persona che è davanti, oh, sono io, guarda che sono io. È una cosa sì. che dico sempre, che dico spesso, che provate a immaginarvi voi dall'altra parte che avete dieci minuti di tempo per farvi riconoscere. Che cosa direste al medium? Perché la persona che è sulla terra vi riconosca e sappia che con determinati... Gesti, parole, colori, ricordi, sappia che siete voi. Non è facile. Non è molto eh no, facile. No. E poi spesso c'è anche la presunzione. Io capisco che, eh, che a volte la sofferenza è tale e c'è anche eh, un pochino eh, così il, il timore di essere, eh, essere presi in giro. Però Uh, sempre più secondo me le persone che si affidano a dei medium uh, che sono in qualche modo riconosciuti, ma non riconosciuti perché hanno han frequentato la tale scuola in Inghilterra piuttosto che la tale scuola a Lione, piuttosto che la tale scuola in Germania, io sì che so, ma perché adesso mi permetto di dirlo cioè fanno parte anche di un'associazione che non ha scopi di lucro che si permette di, che vive con eh, i contatti che vive con le donazioni eh, con, le te, con le quote con le tessere e che ehm, il me, si tratta di un medium che fa questo donando eh, anche parte del proprio tempo io ad esempio ricevo sabato pomeriggio normalmente eh, il sabato pomeriggio a casa Uh, il sabato mattina lavoro, il sabato pomeriggio faccio questo per me il weekend è, una è un giorno, una domenica ma non è un problema, cioè io lo faccio volentieri però um, il medium uh, serve proprio, deve, essere, deve portare consolazione e è vero che tutti noi vorremmo la prova provata tutti, tutti quindi io vorrei sentire il medium che mi dice: Guarda, che qui c'è tua nonna che mi dice questo, che mi dice quest'altro, ed è inequivocabilmente lei perché mi dice come la chiamavo quando ero bambino. Io sì che so tutte queste storie qua. In realtà, bisogna un pochino affidarsi, e poi si vede che le prove arrivano come se fosse pioggia, come se fossero dei fiocchi di neve. Cioè, quante volte la persona dice io non credevo io non credevo io non credevo a un certo punto ho visto un cuore per terra ho pensato che fosse mio figlio di lì in avanti vedo cuori ovunque perché il primo passo lo dobbiamo fare noi e poi loro ci vengono dietro loro ci vengono dietro hai dato un'impressione molto particolare anche sacrificare il tempo perché vedono sempre hanno una Uh, distorsione della medianità molto molto forte alcune persone quindi è importante anche questo tu pensi che in un futuro psicologia e medianità potrebbero coesistere ma allora da una parte da una parte sì nel senso che uh, secondo me si, si starà si andrà sempre più verso uh, un'unione di uh, Qualcosa che eh, di percezioni che sono sempre più, eh, sempre più vicine. Eh, quando non lo so, perché eh, finché eh, la, la scienza è. Una, cioè è tale quindi ha bisogno, di, ehm, ha bisogno di prove ha bisogno di eh, certezze eh, non so il 70% delle risposte deve essere positivo insomma deve essere vero queste cose qua eh, sarà un pochino difficile però pensiamo a quanto eh, la fisica quantistica ci stia mettendo in discussione per quanto riguarda eh, determinati fenomeni Uh, alcuni fenomeni che, si, uh, che succedono uh, nelle, diciamo così, uh, uh, nel micro mondo, nel mondo delle particelle, uh, possono accadere anche uh, tra due entità che noi non riusciamo ancora in questo momento a definire uh, scientificamente, che sono l'anima <coughs> e il mondo spirituale ma chissà, prima o poi riusciremo ad arrivare lì, è eh, perché eh, comunque eh, più andiamo verso il piccolo o verso il grande e più ci avviciniamo a Dio. E, e lì c'è tutto, no? lì c'è il pensiero, all'inizio in principio era il verbo, è questo. Adesso cioè, ti faccio una domanda perché credo che forse sia la più attesa da tutti di, di curiosità più che altro. Ci puoi dare un, qualche esempio, qualche storiella, qualche aneddoto da raccontarci su quello che è accaduto su tutti quei questi anni che fai contatti di, di speranza? Che realmente si può continuare a sperare, che si può continuare a credere che c'è una vita che continua? Ma guarda. Eh... Io, beh, è un esempio che faccio, che faccio spesso, ehm, un esempio che faccio spesso è quello di una coppia di genitori che sono venuti da me eh, per un contatto durante un convegno e avevano perso da poco il figlio, ehm, che era già un, un uomo, insomma, eh, avevano perso da poco il figlio. E eh, da parte di questa persona, di quest'anima, di quest c'erano dei, mes dei messaggi, c'erano delle, eh, diciamo così, delle evidenze che a detta di queste, dei genitori era sempre un sì, ma. Non so come, insomma, cioè, lasciava sempre un po' di dubbio. A un certo punto, ah, poi ne un'altra che è molto bella. Eh, un altro fatto. A un certo punto, prima di andare via, ma veramente prima di andare via, eh, questo ragazzo dice alla mamma: vai a casa e eh, butta via la penna verde che c'è sul tavolo perché non scrive più. La madre, ma io veramente. Luca, io te lo, te lo giuro perché ce l'ho ancora qui davanti. La madre mi dice, non, noi non abbiamo penne verdi. Si gira e se ne va. Eh, il convegno finisce. Qualche mese dopo vado eh, a un altro convegno. Eh, queste, que, vedo arrivare in camera questa coppia di genitori e dico, Dio, cioè tu hai deciso di uccidermi, nel senso che io avevo ancora ben presente il, lo sguardo di questi genitori quando sono usciti. Eh, quella volta la mamma mi disse, guarda, io sono venuta qui soltanto per dirti che quel giorno eh, tu mi hai detto eh, di buttare via la penna verde, che mio figlio diceva questo, eh, io ti ho detto che non era vero, in realtà siamo arrivati a casa e sul tavolo sul, vicino al, te al telefono c'era un mucchio di birro, c'era una penna verde che non scriveva. Io non lo sapevo, mi ha detto la mamma. Noi non lo sapevamo, quindi questo è Alberto. Io non so come si chiamava, non mi ricordo più come si chiama questo, eh, questa creatura. E questo è Alberto. E quindi di lì c'è stato da parte loro anche forse un. Eh, un capire, un, un lasciare una porta socchiusa, non soltanto stare chiusi nel dolore, ma aprire la porta perché eh, magari può esserci veramente qualche cosa oltre la, oltre la morte. Un, un altro episodio bellissimo, che questo me lo ricordo perché eh, allora, io lo dico per alle persone che, che vengono a fare un contatto, il medium dopo. Dopo il contatto non ricorda, no, non è che dimentica così, cioè così, ma così, ma ehm, dopo un po', dopo poco, cioè due ore, mezza giornata, un'ora, il medium dimentica il contatto. Eh, secondo me questa è una cosa, una cosa particolare eh, perché eh, veramente riuscire a dimentic dimenticare eh, mezz'ora di conversazione o dieci minuti di conversazione è qualcosa di particolare e andrebbe indagato eh, perché significa che il medium in realtà non ci mette nulla di suo. È vero che è presente, è vero che è cosciente, ma comunica qualcosa. Che non fa parte di lui perché poi lo dimentica. Eh, mi ricordo che a un, a un convegno è venuto un genitore che aveva perso la figlia. Eh, questo genitore, eh, iniziamo il contatto: gli ultimi dieci minuti. Eh, gli ultimi dieci minuti non c'era neanche da parte sua quella gran soddisfazione. No? Eh, in più, questa, questa, questa famiglia viveva su, su un'isola, qui in Sardegna, e quindi quando io gli dico come veramente non estrema razio, però non lo so, la, la figlia che era morta da qualche anno mi dice: digli che per me la vacanza più bella è stata quella fatta al mare, cioè, in Sardegna, cioè, ma abbi pazienza. Cioè, io gliela dico sta cosa però cioè, sì. è veramente è come, è come dire non lo so a un cane a un carnivoro eh, che l'esperienza più bella è stata mangiare una fiorentina Cioè, voglio dire il, il mare in Sardegna in realtà era proprio così perché la figlia di questa di, questi, di questo signore eh, era non poteva uscire di casa perché aveva un problema, una malattia adesso non mi ricordo qual era che, eh, per la quale non poteva stare al sole. Quindi, lei mi ha fatto vedere che aveva fatto un disegno con lei dentro una, una con lei, una finestra eh, che dà fuori e con delle, grade, delle grate come se fosse una prigione. No? Il papà ha capito che era la figlia perché le diceva. Il eh, questa ragazza, questa creatura continuava a dirgli, papà, quando guarisco mi porti al mare. E poco prima che mancasse lui l'aveva portata al mare perché era l'ultimo desiderio della figlia. E lei gli stava ricordando quello. Ma è sempre è stato qualcosa che il papà non si aspettava. Cioè, quello che voglio dire io, eh, non dico che io, non, Luca, poi tu mi conosci. Um, io non è che mi sto lodando o imbrodando, nel senso che quello che voglio dire è che um, dobbiamo sempre essere aperti perché loro ci stupiscono sempre, 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 sempre. Uh, noi non abbiamo, io, tu, Gina, tutti i medium che ci sono, i convegni, non è che vengono lì e hanno bisogno di inventarsi le cose perché io avrei anche piacere di starmene un weekend a casa a far niente. No, sul divano in pigiama mi guardo netflix tre giorni di fila per me è una goduria infinita cioè non è che dico che è una sofferenza andare a un convegno però è anche un impegno perché noi lasciamo a casa la famiglia per venire al convegno e non lo facciamo per prendere in giro le persone si tratta siamo qui perché siamo convinti che la vita continua oltre la morte perché riusciamo ad avere un, una sensibilità tale da poter percepire i messaggi, l'energia delle persone che sono nell'aldilà e le portiamo alle persone che sono qui per dare consolazione. Penso che questa sia la risposta a Steffi Danielito più bella che tu abbia potuto aver dato. Ti faccio una domanda a mia personale, ma quando... Hai avuto le prove più belle che tu hai avuto? Non con i contatti personali. Lascia stare i contatti, che non sei solo. Allora io ti dico che con me il mondo spirituale è stato un po' caino. Eh, perché eh, mio papà è mancato nel 2000, io, beh, insomma, ho perso mio padre. Prima ho perso i miei nonni, una nonna a cui ero legatissimo. E una nonna a cui ero legatissimo, e non ho mai sentito nulla, sai cosa vuol dire nulla, nulla, zero. Eh, qualche anno fa ho iniziato, ma non è tanto, eh, ho iniziato a vedere dei cuori. No? ho iniziato a vedere dei cuori in giro, queste macchie come tu sai, no, queste che come vedono anche altri, no. E al che a un certo punto ho detto a mio padre, ho detto. Sono sicuro che sei te. Sei... Io sono sicuro. Spero che sei tu, papà. Se sei tu, la prossima persona che incontro deve avere i capelli blu. Oh, io ho, incontrato una ho incrociato una signora sulla strada che aveva i capelli tinti ed erano azzurri. Giuro. È... È... Giuro. È... Giuro. <ride> <ride> ti giuro, veramente ho detto: qua sei tu, e, mi emoziona ancora questa cosa eh, perché poi di lì in avanti eh, ho percepito sempre di più la loro presenza. Invece ti racconto questa: che, eh, allora io ho perso, ho perso eh, mio cognato, il marito di mia sorella è mancato quattro anni fa, nel 2017. Uh, Paolo era una persona meravigliosa, un anno più giovane di me. Uh, io l'ho conosciuto poco perché uh, ha iniziato a frequentare mia sorella nel 2009-2008-2009, 2008, e nel 2017 è mancato. Si sono sposati il giorno in cui uh, mia sorella si è sposata, sette anni dopo andavo a ritirare le, le ceneri di mio, di mio cognato. E, um, io però mio cognato, a mio cognato ho sempre voluto bene, come se fosse un fratello, perché era una persona splendida. Eh, si è ammalato di un brutto male, il giorno, la notte in cui sapevo, sapevamo che ormai eravamo alla fine, eh, eravamo, io ero già a letto e un, ho, 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 mi sono svegliato perché c'è stato un colpo fortissimo. Nel, Nell'armadio. Dieci minuti dopo mia sorella mi manda un messaggio che Paolo non c'era più. No, io sono convinto che è stato lui che mi è venuto a salutare. Che è venuto a salutarci, che è venuto a dire che finalmente era libero. E questa, secondo me, è un'esperienza che, da una parte segna perché eh, da una parte segna, perché comunque io quando penso a mio cognato penso ancora a quell'episodio lì, però nello stesso tempo ho la certezza che lui, la sua energia si è liberata, che lui si è liberato e che era talmente contento di aver lasciato eh, il corpo e di aver lasciato la sofferenza che pur soffrendo per aver lasciato la famiglia, è come se avesse, ci fosse stata un'esplosione di gioia perché io sono convinto di questo che è vero che nessuno è mai tornato dall'aldilà per parlarcene ma perché non è mai tornato perché di là si sta benissimo ne sono convinto quindi la domanda che fanno sempre principalmente ma sta bene <coughs> io rispondo ah guarda io, io allora io se una volta che sono di là dirò che ho in mano un Moito o un negroni o uno spritz, non lo so però mi vedo sicuramente bere e, poi <ride> e fare festa <ride> no, vabbè, è... Non, è che sono, non è che sono un alcolizzato eh, però diciamo che fare festa mi piace no, ma è, questo è bello perché alla fine, anche nei messaggi metafonici ogni tanto si raccoglie festa di qua eh, siamo in allegria eh. di qua in effetti più, più siamo più volte. mi ricordo la prima fase: siete voi morti non noi in effetti le eh, persona vero. che paga il telefono a volte sono più, 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 più morte che vive a volte per telefono no ma è vero guarda che io sono convinto ma lo dico e lo dico veramente <coughs> col cuore io sono convinto che di là ci stupiranno eh? perché pertanto che noi possiamo eh, portare la consolazione portare l'emozione che chi è nell'aldilà Sta vivendo non sarà mai così, sarà sempre di più. Io mi ricordo c'è stato, ehm, stato un una volta ho fatto un contatto a una mamma che aveva perso un bambino piccolo e questo bambino le diceva: Mamma, guarda che qui ci sono i colori che cantano. cioè, che qualche cosa che voglio dire, sembra quasi un'allucinazione da droga, no? In realtà. In realtà, poi, se leggi, eh, se leggi certi testi o certe esperienze, soprattutto le testimonianze delle esperienze di premorte, parlano proprio di questo, di una sensazione di pienezza. Cioè veramente il colore veramente può cantare perché è qualcosa di completo che noi qui non abbiamo. Rossella Bianchi ci dice, i nostri cari stanno benissimo anche se vedono noi soffrire per la loro perdita? Allora, allora spesso i nostri cari nell'aldilà continuano a fare l'esperienza che devono fare, quindi fanno il cammino di consapevolezza, di crescita della loro anima, quello che devono fare. Sinceramente, sicuramente capiscono che noi stiamo soffrendo e che una parte di noi, la, una parte della sofferenza non potrà essere cancellata, nel senso che eh, soffriamo perché abbiamo una perdita, perché gli vogliamo bene, come se, ci fosse, come se ci fossimo tagliati una mano, per dire. Però quello che li fa soffrire è la nostra immobilità. Il nostro non voler andare avanti un giorno dopo l'altro, ma neanche cioè un minuto dopo l'altro, ma il, il fatto di voler di restare fermi, di restare di avere un dolore cristallizzato, di, ecco, di, non, di, di non voler eh, continuare a camminare anche se siamo eh, zuppi di quel dolore. No? Ci siamo bagnati in quel fiume e qui nel dolore e siamo zuppi di quello, però, intanto bisogna camminare. Cioè, se vuoi asciugarti, devi camminare, non puoi star fermo lì rannicchiato, perché tanto le cose non cambiano, e la tua quello che, che finisce, cioè la fine, sarà che tu non hai fatto un determinato uh, cammino, non hai, de, non hai terminato un determinato cammino. Perché eri fermo in quella sofferenza che faceva parte, però, della tua esperienza di vita, come dell'esperienza di vita di tutti. Perché non c'è nessuno che non prova dolore. Sarebbe bello non provare dolore. E non è che uno lo cerca, anzi, no. però purtroppo il dolore è una delle molle, delle leve più grandi che abbiamo per crescere, per andare avanti. Una volta che passiamo quel fiume siamo altre persone anche se la strada che camminiamo che stiamo facendo è sempre quella ma non siamo più la persona di prima mai e infatti per questo, questo ti ringrazio io Cesare sono già le 22.01 eh, abbiamo già fatto abbiamo, abbiamo quasi aggiunto anche 75 persone su tutti e i canali in diretta quindi sono molto contento perché vuol dire che le persone hanno voglia eh, di imparare, di capire, di comprendere eh, e hanno voglia di ascoltare le esperienze, soprattutto i numeri vanno su sempre quando i media raccontano le loro esperienze, perché è bello alla fin fine, perché sono esperienze di vita reali. E... Vorrei farti concludere con un messaggio da parte tua dicendo se da te viene una persona che dice la faccio a tutti questa settimana, questa domanda, questo mese, non ce la faccio più Cesare parole useresti allora io non voglio eh, io ti dico quello che sento in questo momento e non è una frase stereotip stereotipata o pronta un messaggio pronto che do a tutte le persone però io quello che dico è ehm, se una persona viene da me perché ha perso qualcuno e non ce la fa più per quella perdita io gli direi che di, di sentire quella persona dentro di sé se una madre che ha perso una madre che ha perso un figlio che dice io non ce la faccio più io voglio andare con lui o con lei perché per me la vita è, è diventata ed è rimasta una sofferenza ma tu dentro di te il tuo sangue le tue cellule sono, sono quelle che hanno dato quella vita lì eh, tu se una parte di te è anche tuo figlio vivi per lui vivi per lui non, non si tratta di non andare di là perché poi eh, non lo incontri perché finisce all'inferno io non, non voglio dire queste cose eh, però siamo, stiamo vivendo questa esperienza, eh, bisogna andare avanti, bisogna andare avanti, eh, non si tratta di cercare di fare quello che fanno gli altri, ma vai avanti con una consapevolezza diversa, cioè siediti qua, se vuoi parliamo, se vuoi io ti ascolto, l'empatia è questo, non si tratta di, del dare chissà quale testimonianza. No, bisogna a volte anche stare in silenzio e, e compatire, cioè soffrire insieme eh, di questo dolore. La cosa più importante è questa: la cosa più importante è questa ed è quello che fa la differenza. Perché non ci sono scuole che ti insegnano questa cosa. Eh, bisogna partecipare a questa sofferenza, è importantissima. Ti, ti chiedo l'ultima e ti dico Cesare io non ce la faccio più voglio comunicare con mio figlio voglio imparare a comunicare tu hai ricevuto un dono io no ok nel senso cosa faresti che cosa gli diresti a una persona del genere da dove allora, dovresti cominciare allora io quello che dico sempre è se tu vuoi fare eh, vuoi, vuoi comunicare con, eh, con un tuo caro la cosa più la prima cosa da fare se vuoi è imparare a fare metafonia. Perché la metafonia è qualcosa che utilizza un altro, un altro medium, un altro mezzo, un altro strumento per portare una comunicazione. Però bisogna sempre partire dal presupposto, avere ben chiaro il presupposto che è difficilissimo contattare un proprio caro. È difficilissimo. Perché io se penso cioè la, 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 la presenza di mio padre, l'avverto vicino a me, quando io non penso a lui, cioè in quel, moment, in quel momento lì dico, to, guarda, eh, sento profumo, sento odore di fumo, perché mio padre fumava come una siminiera, oppure mi viene, mi viene la nasata del suo, eh, suo dopo barba, o vedo un cuore per terra, to, c'è cioè mio padre, ma io in quel momento lì magari stavo facendo una frittata, non ci sto pensando. Perché se io penso a avere un contatto con mio padre, cioè mio padre cosa mi può dire? Che sono il figlio, il figlio migliore del mondo, che sono bello, intelligente, e che sto facendo la strada che dovevo fare, perché me la, la canta e me la suona un pochino. Eh. Cioè il, il, la difficoltà nel contattare un proprio caro è proprio questa, che ci mettiamo molta in, po, possiamo metterci molta immaginazione. Quindi il cammino che dobbiamo fare è un cammino di consapevolezza che la vita continua oltre la morte, che i nostri cari sono sempre vicino a noi. Nel momento in cui noi non li stiamo cercando, loro si manifesteranno nel modo che loro sanno fare. Quindi dobbiamo essere anche abbastanza aperti e a capire cioè aperti a possibilità, ecco, non soltanto a cercare il cuore, al cercare la piuma o a cercare il profumo, io non lo so. E poi di lì si va avanti, perché comunque io la mia esperienza è che eh, finché noi vogliamo, loro non comunicano. Studiare, comunicano solo quando leggere. esatto. Esatto. Meditate Bisogna fare meditazione, bisogna meditare, bisogna leggere, bisogna pensare che. Ehm, cioè, anche ehm, adesso io poi parlo con te, che tu ne sai mille volte più di me. però. Non è così che dopo... no, 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 ma ascol ascolta Paolo. Eh, Luca. Paolo. <ride> no, ascolta Luca. Eh, perché pensavo Paolo di Tarso. Eh, ascolta Luca. Cioè, Gesù. Se, quando ha saputo che Lazzaro era morto si è messo a piangere cioè non è, era il figlio di Dio chiamiamolo come volete, un profeta, un illuminato chiamatelo come volete però cavolo si è messo a piangere eh? cioè mica era contento così che diceva vabbè ma dai non ti preoccupare adesso batto le mani e lo faccio uscire di lì no? ma lui si è messo a piangere quindi la sofferenza fa parte della nostra vita no? quella è una però Gesù ha sofferto come, abbiamo soff soff come soffriamo tutti, e la sofferenza fa parte di questo. Però dobbiamo avere la certezza o, o la speranza o avere il dubbio che la vita continua oltre la morte. Cioè il dubbio, dire ma forse magari c'è qualche cosa, questi sbalvolati che stanno parlando adesso, magari qualcosina potrebbe anche essere vera, perché poi di lì in avanti veramente l'aldilà ci stupisce. E poi non c'è poi più bisogno del medio, ma chi se ne frega? cioè la cosa importante è il cammino che dobbiamo fare. Perché poi una volta che arriviamo di là, ci abbracciamo poi tutti, eh, facciamo poi festa eh. e sarà poi una bella cosa. Ok. Cesare, io ti ringrazio eh, per la tua disponibilità, che è sempre ringrazio te. Presa, ricordo che la disponibilità c'è sempre. Eh, ogni volta che c'è da fare una, una diretta eh, c'è già programmato, ci programmiamo già le cose, abbiamo già dirette programmate fino a gennaio, quindi siamo, sono molto contento di tutti i collaboratori che Gina ha, ha messo insieme, che ha messo insieme una bella squadra eh, ed è importante questo. Sì, che Gina, per... Gina, io ci tengo a dire che Gina non è assolutamente cattiva, non è vero che picchia le persone, assolutamente no, Gina è bravissima. Sì, perché ogni tanto parte il campo espiatorio, <ride> Gina, e ce l'hanno tutte no. Siamo già che pentolaccia. <ride> no, Beh. Ginebra, scherziamo molto. Quello che mi piace dei nostri convegni è che comunque quando ci troviamo scherziamo, è, è vero che ci vediamo, magari ci sentiamo per messaggio, ci no, telefoniamo, non di stare dietro a tutti, e... però, però durante, durante il convegno mm -hmm. si sta veramente bene insieme. Perfetto, adesso, adesso, adesso la chiamo Gina infatti, quindi... No, no, dirà. <ride> ok, ci chiudo la diretta, rimani connesso, che fa la sigla fin, finale. finale rimani che ti saluto dopo, ok? Ciao, grazie a tutti, ci vediamo domani sera con Lisa Morello alle ore 21.10 per la... Da seguire, da seguire. L'associazione Lo Specchio dell'Anima di Gina Antonelli vi ringrazia per la partecipazione. Visitate la pagina web www.lospecchiodellanima.org per rimanere sempre aggiornati ed il nostro profilo Instagram us.lospecchio dell'anima. Unisciti al nostro gruppo Telegram per rimanere sempre connesso con l'Associazione Lo Specchio dell'Anima.